è venuta l'ora di iniziare e la prima cosa è ringraziarvi per questa presenza molto mista, quello che vedo, maestri di lutai, violino e la chitarra insieme, una cosa che non si fa spesso ma che al Museo del Violino invece ha trovato un suo posto speciale. Perché questa mostra e perché qua? 200 anni dalla nascita di Antonio de Torres, le ricorrenze sono anche importanti, sono l'occasione per rimettersi a studiare, per dare l'opportunità, in questo caso anche al nostro museo, di rinnovarsi. Questa mostra sarà aperta fino alla prima metà di gennaio, quindi ci sarà tempo anche per le persone che abitano fuori di poter venire a vederla. Perché la chitarra è uno strumento di liuteria e quindi noi siamo vicini a tutti i maestri liutai, e perché a Cremona esistono due musei, quindi oggi il Museo del Violino e già in precedenza il Museo Civico, che ospitano collezioni importanti anche in questo campo degli strumenti a pizzico. Quindi due pillole, valuterete voi se di saggezza o no, ma due pillole che cercano di unire la figura di Stradivari e la figura di Antonio de Torres. La prima è sicuramente, credo, legata all'attività di questi due straordinari artigiani che hanno lavorato a distanze di circa 200 anni e che indubbiamente nella loro attività hanno costantemente ricercato, fatto innovazione con un unico obiettivo che era quello di migliorare l'acustica degli strumenti che costruivano e nello stesso tempo di adeguare l'acustica dei loro strumenti alle esigenze musicali che stavano cambiando. Questo credo è il primo punto di contatto fra il nostro Stradivari e Antonio de Torres. Il secondo forse è anche più consistente ed importante perché la mostra apre con l'esposizione di alcuni reperti che sono nel patrimonio del museo, facciamo parte di quella che era l'esposizione del Museo Stradivariano, donazione di Giuseppe Fiorini nel 1930, e sono reperti che ci presentano e ci ricordano come Antonio Stradivari fosse un liutaio che oltre a dedicarsi alla costruzione di strumenti ad arco, si è dedicato anche alla costruzione di strumenti a pizzico. Credo che questa sia un'attività della bottega di Antonio, perché penso anche al lavoro dei figli, che è stata in tutti questi anni probabilmente sottovalutata rispetto alla produzione di strumenti ad arco, evidentemente c'è una ragione. Io dico che la quantità e la consistenza del fondo dei modelli utilizzati per la costruzione degli strumenti a pizzico è pari dal punto di vista storico a quello che è conservato e che è legato alla costruzione degli strumenti ad arco. Abbiamo fatto una selezione di alcuni di questi reperti e su questi reperti sono presenti annotazioni autografe di Antonio Stradivari e dei due figli, Francesco Mobono. Quindi una mostra che vuole anche ricordare questa attività della bottega di Stradivari e riconsegnarci uno Stradivari chitarraro, perché questo era il termine che veniva usato, e mi piace ricordare che anche Andrea Guarneri, che muore nel 1698, quindi vive e lavora nello stesso periodo per una parte della sua vita insieme ad Antonio Stradivari, nel testamento si definisce violinaro e chitarraro. Questo per dire che dobbiamo pensare ad Antonio Stradivari come violinaro e chitarrare, quindi costruttore di strumenti a pizzico. Credo che la ragione vera per cui oggi Antonio Stradivari venga ricordato, no, e riconosciuto per l'eccellenza dei suoi strumenti è dovuta principalmente al fatto che il violino, pur con piccolissimi accorgimenti, ha mantenuto una funzione d'uso nel corso dei secoli, mentre l'evoluzione che ha riguardato gli strumenti a pizzico ha fatto sì che fosse necessario costruire nuovi strumenti perché i piccoli accorgimenti non erano sufficienti, quindi un patrimonio da questo punto di vista legato al violino che si è conservato maggiormente nel corso dei secoli. Io non vi parlo della chitarra di Sabbionari perché lascio la parola a Roberto Domenichini, il quale non per diritto di proprietà è chiamato a parlare della chitarra, ma perché
ha una conoscenza di questa chitarra che è, secondo me, dovuta all'amore che prova, alla passione che prova nei confronti di questo strumento, e forse perché, questo io non lo so, ma ve lo dirò a voi, è cresciuto vedendo la chitarra in casa. Quindi cedo la parola a Roberto Domenichini, che ci racconta due parole sulla chitarra Sabbionari, che indubbiamente è l'altro pezzo importante della mostra e che, come sapete, è comunque, grazie a Roberto, esposta al museo costantemente. Prego. Dunque, questa chitarra è stata acquistata circa 80 anni fa dalla mia famiglia in circostanze abbastanza fortunose a Bologna. Perché fortunose? Perché pochi anni prima fu offerta da un commerciante di Bologna al Museo Stradivariano. Però la cosa non andò a buon fine, non si misero d'accordo e la chitarra rimase sul mercato, e in quel momento arrivò un qualche esponente della mia famiglia ad acquistarlo. Ovviamente io non c'ero. Per anni siamo andati avanti, tutta la famiglia è andata avanti a cercare informazioni, ma a quell'epoca non ce l'erano praticamente, non c'erano studi, non c'era niente. E quindi a un certo punto diciamo che la famiglia si è dimenticata questa chitarra in casa, nel senso che la teneva esposta, ma poi nessuno se ne occupava più. Nel 1948 ci fu questo episodio in cui veniva André Segovia a Bologna per un concerto, e allora la portarono, e in quell'occasione lui la firmò all'interno con una dedica a Stradivari, cioè scrisse proprio con la penna sul legno all'interno della cassa. Due secoli più tardi, Bologna 1948, André Segovia. Adesso questa firma è coperta dalla rosetta, ma è possibile vederla in una foto che era stata fatta prima del restauro, e che lo vedrete nel primo video all'ingresso della mostra, con la foto anche di Segovia che la tiene in mano. C'era poi un manoscritto del 1854 che l'accompagnava, che era scritto in una lettera, scritta in un'occasione di una vendita, che diceva che la chitarra era stata venduta direttamente dai discendenti di Stradivari, quindi evidentemente era rimasta lì, cioè non era stata venduta forse da Stradivari, visto che era ancora in mano alla famiglia Stradivari. Non sappiamo in che anno era stata venduta a un certo Giovanni Sabbionari di Ferrara, il quale con buona probabilità verso la fine del Settecento e primi dell'Ottocento l'aveva fatta ammodernare, cioè aveva trasformato la configurazione barocca tipica della chitarra, cioè le cinque corde doppie col micantino singolo, in una chitarra a sei corde, cosa che è avvenuta per quasi tutte praticamente le chitarre di Stradivari, cioè sono state ammodernate perché le chitarre barocche a un certo punto non erano più, non seguivano più la pratica e la musica dell'epoca. Comunque noi siamo andati ancora appunto avanti per anni senza avere una consapevolezza di cosa avevamo in casa, fino praticamente a una storia che è partita nel 2010, quindi veramente in anni recentissimi, quando l'abbiamo ritrovata su alcuni libri di studiosi, cioè Giampaolo Gregori, che ha studiato approfonditamente le chitarre di Stradivari, e Stuart Pollens, che è stato per anni il conservatore della sezione strumenti musicali del Metropolitan di New York, che aveva ripreso questi studi approfondendoli. Quindi, presa consapevolezza, ci siamo posti il problema di restaurarla, di averla in condizioni, senza ancora avere l'idea se era possibile farla tornare a suonare, cosa che invece è risultata possibile, dovuto al restauro di due esperti francesi, Signé Deridé, che hanno ripristinato la configurazione barocca nel manico e nel ponte, e la chitarra ha cominciato a suonare ed è quindi diventata, grazie a questo restauro, per il momento almeno, l'unica chitarra di Stradivari al mondo che suona. E da lì è partita una mia passione, ricerca, perché poi si trattava di trovare le corde giuste, la cordatura corretta, perché sono chitarre che vanno accordate
o un tono sotto o mezzo tono sotto la cordatura classica della chitarra classica. E è stato fatto nel 2013 un primo CD, seguito poi nel 2015 da un secondo CD da questo maestro messicano, ma che studia in Svizzera alla Scuola Cantorum, alla Music Academy di Basilea, e poi usata in concerto diverse volte anche sia con lui sia con Rolf Lislevand, che il 25 di questo mese, tra pochi giorni, farà un nuovo concerto ad Alessandria. Uno l'ha fatto qui nell'auditorium, è stato mitico perché è veramente praticamente il numero uno, e la chitarra, devo dire, suona molto bene, siamo molto contenti. Adesso l'abbiamo ovviamente affidata qui al museo perché diciamo il contorno è spettacolare, adesso la vedrete in una vetrina ancora più bella di quella che era in precedenza, ecco, direi che ho detto tutto, ho cercato di essere breve. Ecco, Lalo Claruti aveva piacere di dirvi due parole, ovviamente non presenterà la mostra a Torres, ma aveva piacere di dirvi due parole. Io vorrei ricordare a tutti che vorremmo tutti diventare un po' come Lalo Claruti, non solo per tutte le belle cose che possiede, ma anche per la vitalità. È arrivato, non so se da Milano o da Füssen o da dove, come sempre in macchina da solo, ha una bella età che non dico. Dalle cascate del Reno. Ecco, dalle cascate del Reno, cioè questa vitalità speriamo appunto di averla ancora alla sua età, e come vi dicevo, il fortunato possessore di una bellissima collezione di strumenti a pizzico, e bene, ti lascerei la parola prima di continuare di entrare nella presentazione poi dell'altra parte della mostra. Prego Lallo. Approfitto di questo incontro proprio perché rappresenta sostanzialmente quello che io desideravo potesse avvenire nel 2013, perché quando io decisi, dopo le mostre in Germania e lo scambio culturale avuto tra Cremona e Füssen, dove io sono stato coinvolto in modo notevole, mi sono persino meritato un premio alla cultura, perché là io ho caldeggiato un libro che va in stampa quest'anno e che viene poi tradotto, è già stato tradotto dal mio ufficio in italiano e che verrà regalato poi a tutti i liutai italiani. Una parentesi solo vi ho fatto che riguarda l'attività che si svolge anche fuori dal nostro paese per mantenere un allacciamento con Cremona. Per quanto riguarda questa mostra, vi stavo dicendo, corrisponde al mio desiderio che nel 2013 io ho preso contatto col Cavaliere Alvedi, si sta mettendo insieme quello che è venuto, e gli dissi: io ho intenzione di regalare tutta la mia collezione al Museo di Cremona, però secondo me, se potesse essere tutto in un'unica sede, questo sarebbe il mio desiderio. E lui mi disse: ingegnere, lei è arrivato troppo tardi, ormai sono stati già definiti gli spazi, eccetera, eccetera. E poi alla fine venne fuori la soluzione del Museo Civico attraverso naturalmente tanto la Virginia che il Paolo Boldini e il rapporto con il sindaco di allora, l'Oreste Pierri, per cui poi la mia collezione è andata a finire al Museo Civico, ma in realtà il mio desiderio era proprio questo, che
la liuteria si raccogliesse qua, perché fare il liutaio ovviamente è anche fare le chitarre. Quindi io sono contento di poter oggi vedere già questo desiderio, diciamo, che dove si presentano i violini, oggi si presentano delle chitarre. Questo rappresenta quello che pensavo io allora e che non è stato realizzato, e quindi oggi io sono qui pubblicamente a dirvi che se potete anche dire una buona parola ai concittadini e tutto, che sarebbe una cosa molto bella che tutto potesse essere riunito in un'unica sede. Questo è il fatto. Immaginate che là c'è un violino della Shoah, là c'è il violino di Mascagni, là c'è una chitarra che apparteneva a Degas. Cioè, ci sono un sacco di cose che arricchirebbero tutto questo patrimonio, perché anche chi viene a vedere qua rimane poi qui, è difficile che vada là in fondo. Quindi mi auguro che possiate darmi una mano attraverso ovviamente tutti i nostri responsabili, i vostri responsabili, affinché questo possa avvenire prima che io me ne vada. Innanzitutto è il conservatore della collezione Carutti, penso uno dei massimi esperti di chitarra, di storia della chitarra, di autori chiaramente che sono dedicati alla costruzione di questo strumento. Ci parlerà diffusamente della mostra che inauguriamo oggi al Museo Francesco di Sabrina, ma anche chiaramente alla sezione che è aperta da oggi al Museo Civico. E devo dire che lui incarna un po', no? Questa obiettivo, ma io credo che sia veramente un modo di agire che è nelle cose, di relazione fra il Museo del Violino e i Musei Civici, perché è conservatore di quella collezione, ma allo stesso tempo ha curato le due esposizioni da noi e al Museo Civico. Quindi da questo punto di vista è la persona credo più indicata anche da questo punto di vista per presentare questa mostra. Dopodiché credo che la passeggiata nei corsi principali della città, corso Campi, per arrivare al Museo Civico non può che essere una passeggiata piacevole, e anche credo che possa aiutare l'assessore qua davanti a noi le attività che sono oggi forse meno in difficoltà rispetto a prima, ma che chiaramente contano molto anche sul flusso turistico, e quindi questo poter attraversare la città può essere utile anche a loro. Antonio De Torres. Sì, innanzitutto volevo associarmi a Virginia per quanto riguarda i ringraziamenti, volevo ringraziare tutti quelli che si sono adoperati ovviamente nell'organizzazione di queste due mostre, che ricordo, una parte di mostra è qui al Museo del Violino, l'altra parte è il Museo Civico, le due mostre si integrano e si completano, quel che vedete qui non vedete di là e viceversa. Perché una mostra su Antonio De Torres? Beh, come ha già detto chi mi ha preceduto, era doveroso celebrare i 200 anni dalla nascita di Antonio De Torres, di questa direi straordinaria figura, di questo grande personaggio. Perché qui al Museo del Violino, innanzitutto per la straordinaria cornice, che si è adatta benissimo a ospitare una mostra di questo livello, forse una delle più importanti mostre nell'ambito della chitarra storica spagnola e soprattutto rivolta a Torres che si sia mai organizzata nella storia. E soprattutto perché ci sono molti punti in comune tra i due liutai, come diceva un po' Fausto. Io intanto inizierei dicendo che entrambe hanno definito uno strumento perfetto, il violino per quanto riguarda Antonio Stradivari e la chitarra per quanto riguarda Antonio De Torres. Poi hanno continuato a sperimentare per tutta la vita usando nuove forme, nuovi modelli, nuovi sistemi costruttivi, soprattutto per Torres, e siamo qua a parlare proprio di lui, utilizzò diversi legni per il fondo e le fasce, quindi non si pose limiti
dal palissandro brasiliano al mogano Cuba, al lacero chiolinato, marezzato, al cipresso, al legno di frutto, il locust wood, che è un legno che somiglia un po' al citronier, satin wood, fino ad arrivare a sperimentare una chitarra con fondo e fasce in carta pesta, in papier mâché. E qui abbiamo una realizzazione di Fabio Zontini, che anche lui si è cimentato in questa realizzazione di una chitarra con fondo e fasce in papier mâché. E come si articola la mostra, le due mostre? Allora, qui, come ha detto prima Domenichini, la mostra apre con la chitarra di Stradivari e poi successivamente potrete ammirare sette chitarre di Torres, incluse, diciamo, abbiamo scelto sette strumenti che rappresentino un po' tutto il percorso lavorativo, tutto l'arco temporale lavorativo di questo costruttore, dal 1867 in questo caso, fino al 1890. Non dimentichiamo che Torres muore nel 92, quindi proprio uno degli ultimi strumenti, però che mantiene una classe e una bellezza direi straordinaria. E oltre a queste sette Torres abbiamo esposto strumenti che precedono Torres, quindi strumenti di grandi nomi della liuteria spagnola a partire dalla metà del Settecento fino al Novecento, un unico strumento, diciamo, contemporaneo di Torres. E abbiamo avuto la possibilità di esporre il primo strumento verso la metà del Settecento, una Francisco Sanguigno, è uno dei cinque strumenti che oggi ci sono pervenuti. Poi passiamo alla famiglia Pagès con padre e figlio, Juan e Joseph, una rara Benedict, Joseph Benedict, e poi due strumenti molto interessanti, una chitarra di Pernas e una Gutierrez. E questi due liutai li voglio evidenziare sotto un determinato aspetto. Si tratta di due liutai sui quali c'è una discussione da anni, chi sia stato dei due il maestro di Torres. Non si sa in effetti dove Torres abbia svolto il suo apprendistato, però molti sostengono nella bottega di Pernas, altri nella bottega di Gutierrez. Comunque gli strumenti sono esposti, ci sono anche dei paragoni con delle altre chitarre, soprattutto del periodo giovanile di Torres, quindi lasceremo a voi, insomma, scoprire questa cosa che purtroppo fino ad oggi attraverso documenti non abbiamo potuto accertare. Abbiamo un'ultima chitarra, come dicevo prima, di Vicente Arias, che è un contemporaneo di Torres. Perché abbiamo scelto questa chitarra? Perché Arias, come Torres, è stato un liutaio che ha sempre sperimentato, un liutaio che si è concentrato sulla bellezza degli strumenti, ma soprattutto sul suono. E poi alla fine, diciamo, di tutto, bisogna parlare dell'estetica degli strumenti di Torres, bisogna parlare delle sperimentazioni, però tutto rivolto, come diceva Fausto, verso la definizione di un suono, il suono Torres, come del resto Stradivari ha creato il suono Stradivari. Ma l'aspetto secondo me più importante è che attraverso questo suono Torres è riuscito a fare una grande cosa, a traghettare proprio la chitarra dalla musica popolare alla musica colta, e questo è l'aspetto veramente più importante, quello che fa voltare pagina poi nell'ambito della chitarra. Museo civico, una sala dedicata alla mostra Torres, con una Torres straordinaria, in condizioni di conservazione direi eccezionali, e altri sette strumenti che rappresentano un po' quello che succedeva prima di Torres in tutto il resto dell'Europa. Quindi abbiamo scelto una Gaetano II Guadagnini insieme a una fabbricatore per rappresentare l'Italia. La Francia è rappresentata da una Pons insieme alla Cotte e alla Prévost, e poi Austria e Inghilterra con Panormo e Stauffer. Se avete domande da fare, se no possiamo procedere poi nella visione della mostra. Io ho finito. Adesso è il turno di Gabriele Lodi, che io definisco chitarraro benissimo. Dove mi metto? Restauratore, costruttore di chitarre, grande conoscitore del lavoro di Antonio. Sì, in questo caso mi allaccio col conoscitore, insomma io devo ringraziare ovviamente chi mi ha dato la fiducia tanti anni fa di mettere mano e di restaurare questi strumenti, è sicuramente una figura di riferimento
e cui tengo a ringraziare, qui è Gianni, un collezionista che ha appena parlato e curatore appunto del Museo Carutti, perché fin da subito mi ha dato fiducia e quindi io ho potuto apprendere tante cose che normalmente dai libri, dai testi è impossibile apprendere, e quindi la mia esperienza si forma, ecco, in giovane età direttamente sugli strumenti originali. Però vorrei tornare a lanciare, diciamo così, e a fare un fuoco semplicissimo sulla figura di Torres, in modo che a tutti sia arrivi questo messaggio, come per Stradivari. C'è un'origine degli eventi, no? Oggi noi accompagniamo i ragazzi a scuola, hanno la chitarra, chi fa le scuole medie inizia a suonare, chi poi decide di fare il conservatorio. Ci sono paesi nel mondo come Centro e Sud America dove la chitarra è lo strumento principe, condiviso da tutti, in Europa, in Spagna ovviamente. Ecco, allora tutto questo movimento fa capo a un'origine degli eventi, e l'origine degli eventi è proprio Antonio de Torres. Cioè, Antonio de Torres è la figura che a metà 800 ha rivoluzionato lo strumento, senza dimenticare, anzi rispettando le radici e la tradizione spagnola, in questo caso di costruzione, ma rivoluzionandolo talmente tanto da aprire, diciamo così, una nuova era. E quello che noi viviamo in maniera così diversificata in tutto il mondo è proprio riconducibile a questo punto d'origine. Quindi, come a me piace pensare un po' a questo Big Bang, no? Adesso ognuno vive la chitarra in modo diverso, chitarra classica, nella fase colta, nella parte colta, nella parte popolare, nella parte anche di svago, ma l'origine è Antonio de Torres. Quindi il valore di quello che noi portiamo qua e esibiamo qua è così semplice da intuire e così grande per il valore quindi che c'è alle nostre spalle. Dopodiché mi riprendo il discorso della mia conoscenza e vi invito a non dimenticare l'appuntamento del 4 novembre. Ecco, ci sarà modo, non qua perché sennò si dilungherebbe troppo, di scoprire e sviscerare anche con documenti fotografici, con relazioni dettagliate, quelli che sono un po' così, mi permetto di dire, i segreti di Torres. Tante cose che si scoprono facendo i restauri e potendo intuire anche quello che era la mentalità e il pensiero dell'autore. Tanti aspetti che mi hanno fatto capire quanto era grande la sua, e quanto è ancora grande, chi verrà lo capirà, la sua capacità, la sua conoscenza di utilizzare la materia, lignea in questo caso, e ottimizzarla rispetto a quello che è la produzione di un suono. Aspetti davvero sorprendenti che al giorno d'oggi, con la tecnologia di cui possiamo fornire, insomma di cui possiamo godere, ancora oggi queste cose sono incredibilmente non scoperte. Quindi sarà una giornata molto importante, e chi lo desidera, chi è incuriosito, sarà ovviamente felice da parte mia a rivedervi. Grazie, lascio la parola a Luigi. Luigi Altademo è insegnante al Conservatorio di Bergamo e ci farà ascoltare la chitarra di Torres, ma voglio ricordare che il suo contributo al Comitato Scientifico è stato fondamentale per affrontare il repertorio musicale naturalmente nel periodo in cui era attivo Torres, e quindi su questo due parole prima di ascoltare la chitarra di Torres, poi vedremo che chitarra è questa. Certamente. Allora, innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti, perché è stato veramente bello riuscire a portare la chitarra qui in questo prestigioso luogo, che è per noi musicisti, liutai e chi opera insomma nel mondo della musica un tempio. Quindi sono molto felice di essere riuscito con tutti gli altri a fare questo lavoro, e come dicevo ho dato il mio contributo perché io sono musicista soprattutto dal punto di vista musicale, e volevo dire poi la cosa che sembra essere arrivare alla fine, ma in realtà che poi anima anche la stessa figura di Torres: gli strumenti devono suonare, cioè gli strumenti sono fatti per suonare, si chiamano strumenti proprio per questo. E Torres in questa ricerca che compie, come ha detto Gabriele,
facendo tesoro, facendo una sintesi della tradizione antecedente e trasformando questa tradizione in un concetto costruttivo nuovo di strumento che poi diventa archetipico, cambia anche l'estetica della concezione della chitarra. Questo ovviamente non in modo isolato, ma parallelamente alla nascita di un, diciamo, una specie di rinascimento della musica spagnola per chitarra che avviene proprio a metà dell'Ottocento, grazie a due figure importanti inizialmente e poi anche molte altre. Le due figure sono anche legate alla biografia di Torres, sono Julian Arcas, che sembra essere stato il chitarrista compositore che ha motivato Torres a diventare liutaio a tempo pieno, diciamo, questo appunto, come dicevo, a metà dell'Ottocento, e poi successivamente Francisco Tárrega, che è di una generazione successiva rispetto a Julian Arcas, che appunto ebbe da Torres in omaggio una chitarra che Torres considerava tra le sue più belle, e grazie a questa chitarra sviluppò un repertorio molto importante, nuovo, come anche Arcas già stava facendo, in cui la chitarra si sviluppa sia dal punto di vista timbrico, coloristico, e sia dal punto di vista dinamico, guardando ai modelli della musica romantica europea ovviamente, ma anche alle matrici della musica popolare spagnola, che per la prima volta in un repertorio, diciamo, colto, entrano, diciamo, in modo preponderante a far parte del repertorio, quindi quasi prima anticipando quelle che verranno chiamate scuole nazionali successivamente.